È palpabile tra molti giovani la sensazione che gli manchi qualcosa, ma non dal punto di vista materiale, soprattutto da quello che riguarda i valori, le idee, la sfera dei rapporti. E così capita che decidano di unirsi in maniera del tutto spontanea per andare alla ricerca di questo qualcosa. Nascono così gruppi, movimenti e associazioni, come Fero, dal verbo latino che tanti ha fatto disperare sui banchi di scuola, ma che in questo caso ha un significato ben preciso, e cioè proporre. Fero è un'associazione culturale nata da un gruppo di ragazzi, qua di Vibo, appunto studenti. Il nostro obiettivo è quello di proporre iniziative, cercare appunto di, attraverso queste iniziative, valorizzare quello che è il nostro territorio, contribuire anche noi in prima persona, dandoci appunto uno, insieme, collaborando, dandoci appunto una mossa, come si dice, noi molto spesso ci viene anche accusato tra virgolette di essere ragazzi che non hanno voglia, diciamo, di... invece noi con questa associazione, cercando di collaborare tutti coloro che diciamo, intendono spendersi in quelli che sono, si riconoscono in quelli che sono i nostri obiettivi, li invitiamo a collaborare con noi, a iscriversi, a cercare appunto attraverso questo che è il canale associativo di poter appunto migliorare ciò che anche magari non va bene in questo, all'interno del nostro territorio. La prima uscita pubblica dell'associazione Fero è anche coincisa con la presentazione di Harry Sprouse, un giovane artista napitino che sta cercando di emergere nel campo delle arti. L'artista Harry, di quello che ho visto oggi, mi sa che sta diventando tanta roba. Non me l'aspettavo. Speriamo va tutto bene e far felice tutta questa gente che aumenta sempre di più a seguirmi.